Dunque non è solo Donna Fugata che ha qualche difficoltà, ma anche il centro storico di Ragusa. Queste sono le spine nel fianco che ha sempre avuto il sindaco Cossì. Da Donna Fugata a Via Roma, Corso Vittorio, anzi in questo caso Via Eceomo, via Mario Rapisaldi, Via Matteotti. Allora, Turi Judice, che voi conoscete, il nostro, stato, continua ad essere un nostro valido collaboratore. Da qualche anno è anche presidente dell'associazione Ragusa al centro. Ragusa al Centro. Allora, oggi mi dici, mi hai detto, mi sono sentito circondato, peggio degli ucraini. Guarda, è successa una cosa simpatica. Ora a ripensarci, anche mi viene Fa da ridere, ridere. dicevo. Arrivo al tabaccaio di via Matteotti, come sempre, 7:30, Che 8 tu meno abiti là, quarto. dobbiamo Abito dire. in via Eceomo, sopra il supermercato. E il titolare del tabaccaio mi dice: oggi siamo isolati, non possiamo lavorare. Dico: ma perché? Che è successo? E ho scoperto che c'era una diga di chiusura Corso Italia via Matteotti, quindi non si poteva entrare dal Corso Italia in via Matteotti. Il Cinema Marino blocca la via Roma via Eceomo. Praticamente io, uscendo con la macchina da via Eceomo per rientrare a casa, non potevo rientrare più. Cioè, uscivo e fino alle 17, 17:30 di ogni giorno, fino al giorno 12, praticamente la strada era bloccata. Mi sono subito messo in moto, anche Carmelo Arezzo è andato all'ufficio tecnico a capire un po' cosa stava succedendo. Il buon capitano Ravallesi si è messo in moto dopo la mia telefonata, non ne sapevano niente. Cioè, i vigili urbani non ne sapevano No, niente. i vigili urbani mi hanno spiegato, avevano dato l'ok ai lavori dell'Enel che sta facendo in via Matteotti, perché come si dice, l'equipe che sta lavorando al marino aveva detto che avrebbe aperto la strada come ha fatto sabato e domenica in occasione della corsa campodestra, Una una corsa, delle diciamo. corse interne che si fanno ogni tanto a Ragusa. Oggi invece il cantiere non si poteva aprire più, per cui nessuno sapeva che c'era questo quartiere completamente Chiuso. isolato. Io ti dico una cosa, Mario, con la massima franchezza. Qualche anno fa mi sono convinto, mi sono fatto convincere da mia moglie a rientrare al centro. Abitavo in una zona completamente diversa dal centro Sei storico. tornato nella casa vita, Sono come si tornato dove sono nato, ma ogni tanto rimpiango di essere tornato, perché ogni giorno ci sono problemi. Non si finisce di avere problemi, li segnaliamo, devo dire che con molta buona Tutti volontà sono parecchi disponibili, sono certo. disponibili, però purtroppo i problemi, gira e rigira, sono tutti là. Senti, Turi, tu dici mi sono convinto a tornare al centro, però il centro, ecco, ne abbiamo parlato altre volte. Quali sono le principali difficoltà per un pezzo il posteggio, per esempio? Allora, il posteggio è un dramma, perché ti faccio un altro esempio. Se io il sabato sera mi permetto di prendere la macchina, io ho il pass per le strisce blu, il sabato dopo le 20 Il c'è posteggio è libertà aperto, di posteggio. certo. Con validissima l'iniziativa, la buona volontà, Piazza San Giovanni è diventato un centro di aggregazione di tanti giovani, È per già carità, qualcosa. tutti i locali lavorano, però se poi dopo le 11 te ne devi tornare a casa, io sono arrivato al punto di trovare il posto al Marsala, al liceo classico, Alla abito spezzale. in via Eceomo, perché Certo. non c'è un buco dove poter posteggiare. Ti dirò di più, avevo l'abbonamento al posteggio di fronte al Al comune. comune. Il sabato sera, non, questa è una cosa che non ho, tanto è vero che poi non ho più rinnovato l'abbonamento, certi sabato mi sentivo dire tutto occupato
e io che pagavo l'abbonamento mensile me ne dovevo uscire perché non c'era dove lasciare la macchina. E questo è il primo problema. Problema di pulizia. Eppure i centri storici dovrebbero essere un controllatissimi. Purtroppo ho chiesto più di una volta al sindaco di mettere qualche telecamera, perché per esempio tutti quelli con i cani, sono tanti perché dobbiamo ricordarci che dalla via Eceomo verso la Serra, per intenderci, per chi conosce bene Ragusa, c'è un quartiere enorme pieno al 99% di extracomunitari. Nessun problema, anzi, grazie a loro le scuole di via Eceomo sono pieni di bambini. La mattina fa piacere vederli, sono decine. Però c'è il rovescio della medaglia, che è quello che le strade del centro storico sono particolarmente sporche, diciamo così. Ecco, io la mattina quando esco da casa devo fare la gincana per evitare di tornare a casa e cambiarmi le scarpe. Altro problema, quindi abbiamo detto pulizia, vigilanza, parcheggi. E poi c'è il problema di molti che vorrebbero tornare, ma ovviamente non hanno la possibilità di fare diventare i papallozzi, intese a Rausana, cioè le case, farlo diventare un appartamentino abitabile, perché hanno una stanza e un bagno, una stanza e un bagno, una stanza e un bagno. Nella casa assolutamente adiacente c'è la stessa cosa. Conclusione, chiusa l'una, chiusa l'altra, perché dimmi tu, una famiglia si dovrebbero poter accorpare, ma almeno a farli diventare 60-70 metri quadrati a piano. Senti, però mi pare che per esempio mancano servizi, ecco, c'è un solo supermercato, non ci sono. Ma è meno male che c'è. Meno male che c'è. Perché tanta gente anziana, il centro storico ovviamente come me sono tutti anziani. Meno male che c'è questo supermercato. Io infatti molte volte con i camion che scaricano in orari e bloccano la strada e nessuno deve parlare, io dico va bene, se è questo il sacrificio che dobbiamo fare, facciamolo, ma il supermercato serve. Per fortuna c'è la farmacia in Piazza San Giovanni, no, a livello di servizi per la gente tutto sommato ci siamo. Ci può stare. Certo, se parliamo poi dei servizi igienici di Piazza San Giovanni, il discorso diventa complicato, perché non siamo mai riusciti, non so se ti ricorderai quante amministrazioni. Quante battaglie abbiamo fatto su questo. Ed è sempre. Eppure ecco, il discorso è proprio quello che abbiamo sempre fatto, il centro storico generalmente è il cuore della città ed è quello pulsante. Per esempio, da noi non ci sono molte attività che servono a farlo vivere. C'è qualche bar chiuso, i famosi bar di Corso Italia hanno chiuso. Ma perché hanno chiuso? Perché ci sono molti extracomunitari che vivono lì, che non sono abituati, che so, andare al bar, insomma, per dire. Oppure, qual è la tua visione? Perché le famiglie si sono spostate. Perché Mario, famiglie sono spostate? Ormai non c'è poco da fare. Certo, i ragazzi non ci sono tranne gli anziani e gli extracomunitari al centro storico, famiglie giovani io non ne vedo. Non ne vedo più. Ma non ne vedo da anni, non da ora. Quindi allora Torino non è la via Roma che si deve fare con, non basta. Con la via Roma, con le aiuole nuove, o con ci sono anche le nuove panchine molto, molto originali. Tutte cose gradevoli, ma non possono risolvere non il problema. È la via Roma, no. Perché qua il famoso discorso dei piani particolareggiati, non si sa che fine hanno fatto, nessuno ci mette mano, arriva ogni tanto una comunicazione dalla regione, siamo arrivati a buon punto, passano gli anni, le famiglie diventano anziani, ma il problema non si è mai affrontato, secondo me, con la giusta forza, perché qualunque amministrazione, oggi come oggi, secondo me, ha la possibilità di farsi sentire, di mettere mano alle carte, di sbloccare. Però poi, se parliamo
non lo dico io perché io non ne capisco niente, ma i tecnici che hanno a che fare purtroppo con l'ufficio tecnico del comune di Ragusa, le cose le dobbiamo dire, Mario, non le dobbiamo nascondere, la colpa non è di nessuno, perché tutti quelli di una certa esperienza e capacità organizzativa sono in pensione. Al comune non c'è stato un ricambio, mi dicono i tecnici, i vari tecnici ragusani, che l'ufficio tecnico del comune di Ragusa è disastroso. Lo diciamo per sentito sì, dire. Sì, beh, io l'ho detto, io per non ne capisco nulla. Per quindi, sentito dire lo e diciamo. E quindi in queste condizioni capisci che tutta una catena che si blocca, che non va avanti, che è inceppata. Senti, però ecco, la cosa che voglio dire, sono tutti amici nostri amministratori. Per carità. Ma l'assessore ai centri storici, lo sa che assessore è anche a Ragusa Superiore? Io spero di sì. No, io credo di no. Io infatti ho detto spero. Ti devo dire una cosa, l'ingegnere Giuffrida, assessore ai lavori pubblici, è una persona molto attiva. Secondo me la palla al piede ce l'ha nell'ufficio, perché se dipendesse da lui andrebbe avanti molto, molto meglio. E la burocrazia ha sempre fatto questo. Ed è una cosa, guarda, incredibile, perché ti viene... viene la rabbia a dire, porca miseria, una cosa così semplice, basterebbe un po' di... e si blocca. Però ecco, io dicevo, per esempio, Ciccio Barone è l'assessore dei centri storici, no? Ah, che nome e cognome, dobbiamo dire. Cioè, Ciccio dà molta attenzione a Ibla, scende qua, là, ma per esempio, a parte la via Roma, non se nessuno si è mai curato di via Matteotti, per esempio, o di via La Pisarda. Per esempio via La Pisarda, a parte questo obbrobrio che la strada è chiusa, questo lo dico io se permetti, perché c'è la prefettura e abbiamo chiuso la possibilità di far girare le macchine. No, ecco, cioè, con quale coraggio con si può chiedere alla gente di tornare al centro storico se poi ogni occasione è buona per rendere la vita impossibile? Certo. Perché la gente non ha dove mettere le macchine, non, la circolazione è bloccata, non c'è... Guarda, allora, guarda, con questa storia di questo pezzetto di via Rapisardi chiuso, cioè quando uno scende da via Sant'Anna, poi gira, si trova la strada chiusa, deve risalire su Corso Vittorio Veneto, poi deve risalire... Cioè, è una vergogna! Ma lo sai, non capisco perché si possa permettere... Succedono anche queste cose ogni tanto, naturalmente, non si capisce perché si possano... succedere queste cose. Cioè, ma io, guarda, è una stupidaggine, per carità, non lo devo fare a piedi, ma se dal piazza stazione vado, devo tornare domani mattina a casa, devo andare Corso Italia, in fondo, via San Vito, attraversare la parte dove c'è il posteggio, l'uscita del posteggio, esatto, con il doppio senso, mezza bloccata perché c'è un'altra transenna con le facciate che si devono riparare. Devo arrivare in via Giambattista Odierna, perché questa è la soluzione che si è riusciti a trovare alla fine, il capitano Ravallese l'ha trovata. Sì, lo so. E invertire il senso di marcia in quei 50 metri del corso. Senti, di via Matteotti. E poi ti voglio fare l'ultima domanda, che è quella che riguarda un po' queste strisce blu. Cioè, voi in questi tre mesi che non ci sono state, vi è dispiaciuto che non c'erano strisce blu? È una domanda. Credo che sia stato il momento più gradevole per molti ragusani di poter venire al centro storico. Perché possibilmente, ecco, io uscivo la mattina e non trovavo più posto. Ma io ora vedo, per esempio, ci sono file, tutte le strisce blu vuote, vuote tutte, tutte. Cioè, e abbiamo visto che in quei tre mesi che non c'erano le strisce, senza offesa, devo dire, loro stanno facendo un grande servizio. Ma qual era la necessità in questa città? Che al centro storico c'è soltanto il problema del sabato sera alla fine, perché mi pare che senza le strisce blu abbiamo parcheggiato regolarmente, abbiamo visto regolarmente. Là sono delle scelte, io non mi sogno neanche di dire, perché effettivamente una città che guarda al futuro deve essere organizzata in questo modo.
Mario, non vabbè. È Ragusa, non è no, vabbè, però Ragusa. Bisogna anche farci un attimo i conti, cioè alla fine tutta questa storia, se voi vedete per esempio Ponte San Vito, a sinistra 150 macchine, a destra manco una, si usano solo quando siamo che proprio non ce n'è più, ma allora no, non torturare il cittadino, non gli fare anche questa è una tassa. Piccola persecuzione, non gli fare anche una questa tassa. Persecuzione. Va bene. Allora Duri, se riesci a uscire poi a tornare a casa, no, ma il pomeriggio dopo le 5 sì, e la mattina il dramma. Grazie Duri Udice, presidente di Ragusa al centro. Andiamo avanti a tre giornali.